salve a tutti o a pochi, quelli che siamo. Premetto, questa è la mia esperienza di 5 anni di utilizzo di Chrysalix. Non ricevo nessun benefit dall'azienda, ma neanche pagato l'albergo a venire qua, quindi vabbè, proprio una tragedia totale, vabbè, ma non sono mai stato bravo in queste cose. Quindi, è il loro standard. Sì, è il loro standard, perfetto. Io quindi non vi racconto quella che è la mia esperienza. Vidi questo programma 5 anni fa, ero al congresso di Monte Carlo, mi fermai al loro stand e mi piacque, l'ho presi. All'inizio non l'ho utilizzato molto, poi piano piano mi ci sono un pochino appassionato, anche perché ho avuto delle evoluzioni interessanti in questi 5 anni. Devo dire sinceramente che io utilizzavo una specie di simulatore, una cosa del genere, soprattutto per le rinoplastiche, per i profili delle rinoplastiche, c'era questo giochino che ti permetteva di tirar via la gobba al naso. Devo dire che l'utilizzo poi che ho avuto invece di Chrysalix è stato, per, come vedete nelle mie statistiche, per l'81% per la mastoplastica additiva. Questo penso che sia la parte, secondo me, più interessante, perché ha quella capacità di rendere visivamente questo effetto 3D alla paziente, che effettivamente aiuta. Sinceramente, in che cosa io ho trovato dei vantaggi nell'utilizzo Chrysalix? Diciamo su 3 punti principali. Il marketing: noi bene o male, anche se vogliamo fare gli scienziati, vendiamo un prodotto, quindi comunque dobbiamo pensare anche al marketing, alla paziente e a noi. Marketing, la promozione, ormai tutti noi abbiamo il nostro sito, abbiamo una pagina Facebook, abbiamo Twitter, Instagram e quant'altro, un canale YouTube e così via. Diciamo che questa opportunità di poter dire alla paziente, che può avere un'idea, ovviamente deve essere molto chiaro il messaggio, è un'idea che può avere di quello che può succedere, questo senz'altro ha un suo potere di marketing. Io, vedete, anche dei semplici, adesso abbassiamo il volume, però dei semplici video, piccoli video di 2 minuti, come ho fatto poco tempo fa, in una giornata possono avere anche più di 2000 visualizzazioni. Comunque, dal punto di vista marketing, ha una sua efficacia. La paziente viene, gli viene scannerizzato, poi vi faccio vedere questo nuovo device che uso da qualche mese, che è appunto un iSensor che si applica all'iPad, quindi in un attimo si riesce ad avere immediatamente l'immagine 3D. Quindi, senz'altro sul marketing, ma poi anche attraverso dei piccoli spot che possono essere utilizzati anche qui sui vari canali che voi utilizzate. Naturalmente, io poi sulla mia pagina professionale ho una parte integrata col sistema Chrysalix che permette alla paziente di inviare la sua foto e quindi avere una possibilità di un'elaborazione, quindi poter vedere questa immagine. Naturalmente questo viene poi vincolata a una visita, che ovviamente come sempre è fondamentale in qualsiasi tipo di intervento. E poi è indubbio che il passaparola ha una sua importanza. La paziente che è venuta da voi ha avuto, si è vista il seno, ha visto come poteva venire, lo racconta alla sua amica, la sua amica è invogliata a venire a parlare, farsi vedere, perché effettivamente, come sappiamo, la mastoplastica additiva, questo è dove io utilizzo maggiormente questo sistema, ha ovviamente un grosso appeal nelle donne. L'altra cosa importante è il tasso di conversione. Noi tutti conosciamo bene questa parola, è il nostro nemico numero uno, cioè saper trasformare un contatto, una prima visita, in un intervento, ovviamente, quando c'è l'indicazione. Ora, con questo sistema vi permette anche di monitorare il vostro tasso di conversione, ovvero una volta che la paziente è registrata e avete fatto l'elaborazione, voi poi, inserendo il dato, se questa paziente ha fatto un intervento, comunque interessata, ma vari parametri, automaticamente vi riporta il vostro tasso di conversione sulla prima visita. Questo è una cosa che ho notato molto interessante e che indubbiamente ha aumentato il mio tasso di conversione. Peraltro, nelle mie statistiche, il tasso di conversione è aumentato quasi di un 4,5% da quando utilizzo questo sensore. Come funziona, in 3 parole, poi penso che anche i miei colleghi ne parleranno. Comunque, per chi non conosce Chrysalix, all'inizio, o comunque si può ancora utilizzare in questo modo, la paziente viene, voi fate la foto, inviate via internet la foto, la Chrysalix vi rimanda quasi in tempo reale l'elaborazione 3D del torace, quindi voi potete procedere all'elaborazione. Oggi c'è la possibilità di avere invece questo piccolo device, si chiama iSensor, che si applica sull'iPad.
voi scannerizzate direttamente voi l'immagine della paziente, quindi avete in immediato la scannerizzazione 3D della paziente, quindi tutta la visita assume un flusso molto più veloce, molto più gradevole, molto più bello rispetto a vedere la foto che viene spedita, dovete aspettare e intanto prendete un caffè. Quindi i tempi si riducono, ma anche per la paziente è molto più interessante questa cosa. Anche perché se non vi piace la scannerizzazione ne potete rifare un'altra, si fa veramente in pochi secondi. E quindi il tasso di conversione senz'altro aumenta con questo sistema. Per cosa è utile invece dal lato della paziente? Perché io sono convinto che questo sistema sia utile alla fine anche per la paziente. È utile perché due sono i punti importanti nella scelta di una mastoplastica attiva per tutti i nostri pazienti. La forma e il volume delle protesi. A tutti noi capita, le pazienti che arrivano e ci dicono: dottore, io voglio assolutamente un effetto naturale, voglio che non si vede niente, posso farle vedere una foto? E poi vi sparano delle foto di questo tipo, che tutt'altro che naturale e tutt'altro che una protesi di quelle che non si vedono. Quindi loro partono con l'idea di avere una protesi anatomica e poi invece capisci che quello che piace a loro invece è una protesi tonda. Diciamo che nella mia esperienza io da impiantare il 99% di protesi anatomiche, oggi ne impianto il 70-80%, perché ho capito che alcune pazienti effettivamente preferiscono l'effetto tondo, quindi lascio la completa scelta alla paziente. Questo è uno strumento che ci permette veramente di testare il gradimento della paziente verso la protesi tonda e la protesi anatomica, perché noi possiamo fargli un'elaborazione e nell'elaborazione gli facciamo vedere una protesi tonda e una protesi anatomica, dice quale le piace di più. Naturalmente queste sono immagini statiche, ma in realtà voi potete far ruotare il busto, lo potete mettere di profilo, lo potete mettere a pancia in su, pancia in giù, cioè potete ruotarlo, anzi lei può ruotarlo come preferisce, e questo per la scelta della forma io ho trovato molto molto interessante. L'altro problema è il volume. Vorrei un seno piccolo che non si veda molto, e poi ti fanno vedere questa foto. Capisci che tra quello che loro dicono, magari accompagnate dal marito o dal fidanzato, e quello che loro pensano passa un pochino di differenza. Ecco quindi che allora anche qui avete la possibilità di fargli vedere, a parità di forma protesica, anatomica o tonda, diversi volumi, e quindi capite anche verso cosa è orientata la paziente. Ora, quindi per noi d'altro canto è importante su due aspetti: capire quali sono le reali aspettative della paziente, perché se andiamo dietro a solo quello che ci racconta lei spesso sbagliamo. A me, e penso anche a molti voi, è capitato di mettere negli anni protesi per noi giuste, modeste, e dopo pochi sei mesi, magari un anno, la paziente che ci viene a dire: sa dottore che forse se l'avessi messo un po' più grande sarei stato più felice. Quindi poter decidere prima e poter decidere insieme prima queste cose, secondo me, ci aiuta molto proprio nel rapporto con la paziente e anche nella scelta protesica, perché oltre a quelli che sono gli strumenti per vedere il seno tondo o anatomico, il seno grande o il seno piccolo, noi abbiamo poi degli strumenti che sono invece strumenti per noi molto interessanti, che sono dei sistemi di valutazione dei volumi, per esempio. Cioè oggi Chrysalis, attraverso i parametri digitali, riesce a dirvi con anche una discreta accuratezza quali sono le differenze volumetriche nei vari settori del seno. E questo vi assicuro che è di un certo aiuto quando si va a programmare eventualmente una simmetrizzazione di seni utilizzando protesi di volumi diversi. Questo senz'altro vi dà un aiuto. Ovviamente ve lo permette di far vedere in tre dimensioni, quindi potete muovere. Oltre a questo vi dà tutta una serie di misure riportate sull'immagine 3D, che anche queste hanno una loro importanza. Penso che capiti a tutti di vedere una paziente oggi, questa paziente si va poi a conferma l'intervento dopo sei mesi, dopo sei mesi non sempre, anche se abbiamo fatto delle foto, abbiamo preso delle misure, riusciamo ad avere bene questi parametri. Noi possiamo digitalizzare la nostra immagine, averla in archivio, dopo sei mesi noi tiriamo fuori la nostra immagine, abbiamo tutte le nostre belle misure, ci può aiutare nello studio e nella preparazione dell'intervento. Quindi, concludendo queste due parole che vi volevo dire, io penso che questo è uno strumento interessante, perché ha una sua incisività promozionale, questo non c'è dubbio, aumenta il tasso di conversione. È chiaro che quando noi andiamo a pensare a uno strumento nel nostro lavoro,
dobbiamo rapportare i costi e benefici. L'aumento del tasso di conversione, secondo me, ci dà un beneficio dal punto di vista economico non indifferente. Una miglior comunicazione con la paziente e un ausilio nello studio dei casi. In fin dei conti, ribadisco, penso che abbia un buon rapporto costo-beneficio rispetto appunto alla nostra attività e direi in particolare, almeno nelle mie mani, sulla mastoplastica additiva. Bene, queste sono alcune cose che vi volevo condividere con voi. Mi pago la mia stanza d'albergo e quindi non c'è speranza. Da fare uno sprint. Io, grazie.